teatro tradizionale, ma negli anni 70, lo so, sappiamo, c'è tutto una, 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 un cambiamento radicale su tutto e Cathy Marchand, come mi sembra di aver sentito l'altro giorno, prima inizialmente vuole fare l'attrice eh, e poi dopo si scontra con tutta una cosa completamente diversa e, allora, e vabbè, tutto sì. il discorso del living... Sì. Però io credo una cosa, guarda, un po' di anni fa, non so se conoscete questo attore che si chiamava Laurent Terzieff, che è stato un attore di cinema famosissimo con Pasolini e altri. Gli diedero un premio, che era il Molière e lui disse una frase che poi è questa: "Le théâtre c'est ni ceci ni cela. Le théâtre c'est le théâtre". Allora il vostro spettacolo era teatro, questo. Uh, poi evidentemente abbiamo delle differenze, il teatro classico si basa più su certi archetipi, il, no. il teatro d'avanguardia, come dicevamo ieri, il leven, dico il leven dice perché tu sei un attore del leven, ma perché il leven è il primo a rompere questa barriera, no? pubblico attore, e dare un senso diverso al corpo e alla voce dell'attore, perché nasce nel 1947, no? dunque va a rompere questa cosa. E dunque è una, una, una rivoluzione che si fa: che dove l'attore non è più la stessa cosa, nel bene e nel male. Poi uno può dire io sono, non mi piace, mi piace, sono d'accordo, però nasce questa rivoluzione del Novecento. E questo è stato per me, questo, perché io volevo, ho fatto la scuola con Barraud, Jean-Louis Barraud è stato un grande attore, sai, cioè Les Enfants du Paradis, è stato un grande mimo, ma anche un grande attore proprio vero, il teatro, era direttore dell'Odéon, quando il Living andò a occupare nel 68 l'Odéon a Parigi, insomma, no? Infatti sono stata col pa dal padre all'antipadre, qualcuno ha detto, no? Dunque, e loro mi hanno però fatto, mi hanno destrutturato tutta la mia formazione. Eh, ripeto, avevamo 19-20 anni, sai, siamo, eravamo anche un po' naif per certe cose, non consapevoli del, di quello che veramente era. Questo è. E dunque, poi nasce questa, questo viaggio che dura sempre, anche se loro sono morti, io continuo, come poi Beck scrisse per me nell'Archaeology of Sleep. I am an actress with a living theater. Perché noi attori di certi gruppi, che sia il living, che sia Barba, anche, o, o, o Brooke, o con gli attori di Brooke, io vedo spesso come si chiama, Tapa Sudan, rimaniamo attori di quella situazione, di quel gruppo e di quell'idea. Ecco, io volevo chiederti, tu prima hai parlato di destrutturazione della formazione, no? eh, cosa avvenuta nel momento in cui in qualche modo tu hai incontrato l'esperienza del living. Io volevo chiederti, soprattutto agli attori quindi che, che oggi fanno, oggi stanno sperimentando nei nostri lavori questo tipo di, di esperienza, cosa significa destrutturare la formazione? Ma devo dire questo, su di me, eh, però ripeto, stiamo parlando di una persona che aveva 20 anni che aveva fatto per tre anni una scuola legata a un teatro di testi la, 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 il, il, e legata alla figura del regista. Dunque legata molto al fatto che ero uh, dentro una inquadratura, nel senso che uh, regista, testo, interpretazione, questo è. La formazione almeno avuta. Il Levin cosa fa? Uh, mi dice, devi creare... La prima cosa era la sostituzione di un'attrice per uh, Promethè. Dovevo fare Isadora Duncan. Judith Malina, che era lei poi la regista. Giude, Julian era più l'aspetto um, poetico e, e, e visivo. Mi lascia chiusa in una stanza, mi ricordo, eravamo in Irlanda. Dice, prova a creare qualcosa, senza darmi nessun tipo, da point, di, 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 di niente, proprio nulla. E merda l'orgie di, e che c'è da fare? Riparliamo poi apposta, hai un bagaglio minimo perché sei, no? E questo io volevo fuggire dopo due notti. io non, non so, L ho trovato anche una cosa molto violenta, grandissima violenta, violenza. E poi ha dato, i giorni dopo, mi ha dato delle indicazioni, abbiamo fatto delle improvvisazioni. Ecco, la cosa dell'improvvisare, per esempio, uno, la, sì, con Barreau quando si faceva il corpo, no? però non era una situazione che conoscevo o che ero libera. Di improvvisare quello che volevo, ecco questo. Il Living mi ha dato questa chiave di diventare creatore attraverso il corpo, attraverso la mia voce, attraverso la parola, di un qualcosa che andava a creare il personaggio della, della situazione, della pièce. E questo io vedo adesso, dopo tanti anni, dove faccio formazione per i giovani attori. È proprio questa la chiave, di levare queste, chiamiamo, queste barriere, queste catene che noi attori quando usciamo dalle scuole di teatro, o anche se non usciamo dalle scuole, però insomma che abbiamo avuto una formazione abbastanza accademica, abbiamo. Infatti non c'è niente di peggio di andare dentro un'accademia e andare a fare il living theater, perché loro sono già formati con questa idea. Di essere dentro un, un, un quadro, no? Dunque, levargli dire, guarda che. Beh, come diceva Al Pacino quando è stato con lei, be natural, ecco, questo essere naturali, non artificiali. Poi, se vogliamo proprio dirla ter-ter, è proprio questo. Di, o come diceva Artaud, le trip, sentire dalle trip e mandare su. C'è una differenza, c'è una grandissima, ecco qui c'è la grande differenza di quello che è teatro di parola, teatro di interpretazione, teatro living o living o insomma sappiamo di cosa parliamo. È un po' questo di andare alla scoperta di una profonda motivazione che poi ti porta a creare, però non a interpretare, perché c'è una differenza anche fra attore, interprete e attore, creatore. Questo mi ha fatto conoscere e per me era una cosa eh, abbastanza difficile da accettare, perché è una messa in gioco totale. È questo che i giovani attori Uh, non capiscono e si crea subito una frizione quando fai il lavoro, per esempio quando si passa attraverso. Io faccio sempre lavorare sulla peste di Artaud. La peste di Artaud è, è il teatro. Il suo doppio Artaud uh, descrive la peste. E il teatro era come la peste, no? doveva andare a contaminare lo spettatore. Lo spettatore per Artù non è lì così, guarda tranquillo, bonjour. Cioè, deve sentire queste fiamme, questo senso lo, di inconfortabilità. Artù, che diceva all'attore no? che viene da noi, cioè, lo spettatore che viene da noi deve uscire sconvolto, no? questo... no, no, non che ah. ha assistito, oh che bello, no? deve essere. Colpito. Colpi a ferocemente, questo, anche, a ferocemente. No? e questo il living è anche l'altra chiave, il living che mi ha dato, hai capito? Che mi ha distrutto perché per me, buon pubblica no? E l'alza, cioè, non. Ha... E tutto questo universo è, è... Belle anche queste pause sì, di silenzio. Sono molto teatrale. Sì, ho avuto un tablò vivante <ride> Vero, questo io lo metterei. Proviamo no, 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 adesso estraneare i pensieri rivolti all'auto <ride> sì, giustamente. Sì, insomma, è comunque questo: la, la visione di Artaud entra prepotentemente e questa visione Artaudienne che è molto estrema, molto drammatica, molto delirante. Che l'attore sul palco deve andare come il condannato a morte. E mentre sente queste fiamme che avvolgono, forse legato alla sua interpretazione del monaco di Dreyer, ah, del film, lanciare segnali tra le fiamme. Questa è l'immagine che Arthur parla dell'attore. Questa è l'immagine che il Levin ha sempre portato avanti e questa è quella che mi ha dato che andava in an antitese con la visione dell'acteur Io quando dico fare acteur, beh, eh, è come era un po' nella. Chiedo. Allo spettacolo che abbiamo fatto Questo tentativo no? Mettevamo lo spazio scenico In cui il foglio in mano che Voleva proprio dire che qui stiamo recitando bravi, Infatti a me è il molto foglio, piaciuta C'era proprio quella l'idea sì, Che era nata sì, un, sì, un po' sì. dal E quindi quello di dire dice, no? legge, e quindi vai, legge, vai. Le stesse parole, la stessa cosa E volevamo proprio rappresentare questa. Che invece per noi non dovrebbe essere così Insomma ecco su questo ci sentiamo e... Perché Poi ho tolto la parola No, no, era solo una piccola cosa per chiudere questo argomento. Ma quando uno vive il teatro così, questa però diventa una dimensione, credo, di che, che, cioè, non è più, mi viene da dire quelli di cui parlavi. No? Ora si fa la recita, e poi vai via e sei. Un'altra cosa. Io credo che da questa dimensione non si entra e non si esce, cioè si entra e si sta. E questa è un po' la piège mortelle, eh. ah, chiamiamola, perché entri, rimani come dice, si rimane si questo, non si torna indietro, è totale e anche con i suoi aspetti: perché non è tutto rose, magnifiche, ma è anche molto pericoloso, anche, ma a livello anche di esenze, insomma, è molto pericoloso perché c'è un non ritorno. Come diceva Cocteau, Jean Cocteau, c'è la traversée du miroir, eh? Le traverse le miroir, ma poi non riesci più a rientrare nella realtà. È un po' pericolosa, è un po' estrema, è un po', diciamo, forse legata anche a una visione del mondo che voleva questa visione rompere questa, questo muro. Oggi però io trovo che per esempio Artaud, la sua visione apocaliptique di mondo, della peste, di tutto questo, è estremamente attuale. Infatti con i ragazzi, devo dire, rimangono sempre molto, nel bene e nel male, colpiti passando attraverso la peste. Eh, io non dico che tutto questo sia la panacée, o meraviglioso, o la giusta chiave. Però è una chiave, quello che dico ai ragazzi. È una chiave. La tieni nel tuo trusso de clé e, e quando sarai in grado di passare attraverso anche questa chiave per la creazione del personaggio, io penso, credo, che sia una buona cosa. Perché non c'è finzione. Ecco, quello che mi ha detto il Leve e mi ha combattuto era non fingere. Non Io posta, ho una certa sensibilità nelle, quando vedo che gli attori fingono, perché mi dà molto fastidio. Perché, so, perché, perché vengo da lì, so che cosa sta... Sai capito un po' questo? Però è, è una visione parmi des autres o come dicevi tu prima Peter Brook diceva l'attore impiegato che va in teatro firma il cartellino poi riesce, si mette la pantufla mangia la pizza ecco, è questo esatto. <ride> però viva anche chi mangia la pizza e se me le pantufle no, perché... <ride> c'è posto per tutto però ecco mi ha colpito il vostro perché non ho visto la pantufla e non ho visto che questa. abbiamo mangiato la pizza sì no? anch'io però tutti <ride> però, <è un> altro <ride> però ho visto no, questa vai. per solo concludere questa... questa ricerca e questo, e questo vivere travaglio. e questo travaglio di vivere questo dalle trippe ecco, da... questa... questa intensità era legata a... almeno a quello che è arrivato, è arrivato a me spettatore è arrivata proprio questa questa, questa vostra. questo vostro questa, questa urgenza, Ecco, e allora voilà. E... dicevo rispetto, ecco, tra le altre esperienze c'è stato anche Pasolini. No, io guarda, guarda. Pasolini non l'ho. perché è posto, lui muore nel 65. Però ehm, l'ho conosciuto eh, a Parigi due giorni prima che lui morisse perché venne a Parigi perché lui aveva un progetto con questo mio amico che invece ha lavorato con Pasolini, è stato un po che si chiamava Pierre Clementi che è stato un attore. Della Nouvelle Vague francese con Buignuele, Bertolucci e tutto questo. E dunque mi portò con lui a incontrare Pasolini. La cosa, la cosa bizzarra è che lui mi disse: Tu non farai mai il cinema, eh?. Io lo guardavo, sai, eravamo dei bambini. E bizzarramente, due anni dopo, Sergio Citti, ecco, io, il mio primo film è stato con Sergio Citti. Perché lui fece Casotto, che è questo film che ormai è diventato nel mito estivo <ride> italiano, perché lo passano sempre. E allora lì il primo film è stato con Sergio Citti, con la sceneggiatura scritta da Vincenzo Cerami, e, eh, proprio sul personaggio che si chiamava Chetti, che erano questi due. Terribili tutti i rossi che dovevano entrare in questo casotto e fare l'amore, però siccome si erano tutti diventati tutti rossi, non si potevano più toccare. E era questo cast: c'era Di Foster che aveva. perché Siamo abbastanza coetanei come età, perché, e anche lei era poco più che una. anzi, lei era forse minorenne, poi c'era Tognazzi, insomma, era un cast di attori. Questo è stato l'approche. Con i Citti, con l'universo Citti sì, perché io sono stata con loro abbastanza tempo. Quindi. Subito dopo viene eh, Leve, ah, ecco. però conoscevo il Leve, cioè, sapevo perché poi ehm, Sergio Citti voleva per il ruolo: c'è cioè, un curato che entra nel casotto, eh, che è un po' bizzarro che, perché ha due eh, sessi invece che uno. Sì. E Sergio lo disse a Julian e a Carmelo. Bene, tutti e due hanno rifiutato di farlo. <ride> e prese invece un attore inglese sì. per fare questo personaggio, più adatto. Personaggio. Eh. Più adatto no. <ride> Insomma, Julian, Berco, in quella parte, francamente, mi risulterebbe anche un Ma tu po'. Tu l'hai visto mai il film? Sì, l'ho visto. Eh. Non ho resistito tutto perché è un po' bizzarro. Ma è un po' bizzarro. Alla... Sì, sì, però è... Beh, sì, però non dimenticare che Pasolini prende Julian Beck per fare Tiresiassi in Edip. Dunque diciamo che c'è un fil rouge sempre che ci porta Ah sì, insomma, dunque questo. Dunque, Pasolini entra in questo modo. È trasversale, trasversale sì. però è una delle figure a me molto care perché credo che sia stato un grandissimo veggente e, e uomo. di di grandissima, assoluta visione, eh, magnifico, magnifico. Una mia curiosità, per... no, poi dopo vi lascio. No, anche Dani. Sì. <ride> uh, una intervista di qualche anno fa alla Judith che. Eh, diceva che si rammaricava del fatto che nei primi anni non hanno praticamente documentazione video, non comunque ce n'è molto poca, dei primi lavori del Living. Dei primi, primi non sì, eh, non proprio, perché diceva che era proprio una, una scelta, cioè non, non si voleva utilizzare il mezzo video. Ecco, mi sembrava di aver capito questa cosa. E si rammaricava del fatto che poi invece diciamo, il concetto del video era stato diciamo, recepito più avanti nell'attività nella, diciamo, nell del Living. Ecco, volevo capire se era ah, effettivamente stata proprio una scelta. Proprio come una scelta proprio di precisa, o semplicemente non c'era interesse. Per me. A me sembrava di capire in quel caso che era stata proprio una scelta molto drastica di dire no, la, il video non, non ci interessa perché noi interessa invece questa teatralità. Ecco. Eh, quello che tu dici è vero, in parte la prima parte lì prima, prima eh, ci sono dei film, però, perché si andavano sì. negli anni 50, perché, a posto, siccome passano nell'even, tipo Martin Sheen, Al Pacino, uh, Joseph che, cioè persone che poi diventano anche delle star. Infatti c'è una bellissima, se non l'avete mai vista, intervista Al Pacino, anche su YouTube, dove lui esplica il suo incontro con l'even, e di come poi lo, lo ha formato e poi... Um, prende sempre Judith quando fa noi il famoso film. Looking for Richard infatti inizia sì. con Judith Malena che poi ultimamente ha aiutato Judith anche a livello uh, economico quando ha perso il suo teatro a New York e tutto questo. Um, non si era molto, si era un po' taliban anche alla mia epoca, io entro fine anni 70, 80. Molto rigidi di questa cosa video, comistione teatro video, mm, mm, no. Uh, però poi si è cambiato questa cosa, perché il, la comistione video teatro è veramente, anche nel vostro caso, è, e può essere veramente estremamente affascinante e interessante. E anche proprio in questa epoca. Io sono una grande um, estimatrice della comistione de, di de, de, de de, de lingue dentro la performance. No? dunque suono dunque musica dunque video soprattutto video e, però è vero sì cioè, infatti però c'è una grande eh, ormai ci sono molte cose su, su nell'archivio almeno ci sono i reperti degli anni 60 di connection però sono film non sono, sì, sono video film, esatto. il video entra con, con Nam June Pike che poi è ecco, il papà della sì. video Ma, arte con la, le, le televisioni e lui bellissimo. che porta il living e porta. giù Perché, infatti, le ultime cose di Julian stranamente, sì. sono fatte da Nam Jun Pike. Ci sono dei video di, di lui. Adesso hanno anche dei nomi che non mi chiedere perché, però, forse li trovi. Se sì, sì, fai una ricerca di Julian da, uh, e Judith. Ha fatto tutto un video sulla tomba di Bakunin. Fumano un joint. Leggono i poemi, ha fatto tutto un video su questo con Allen, anche Ginsberg. Si chiama Credo Idroce, insomma, c'è un come. Beh, lì sì. quando appunto Paica però quando fa, 85, fa tutto sì. il ragionamento di questo lavoro sulla, sulla televisione no? distorta perché voleva dire passiamo dalla TV che ti dice al video che lo fai tu. E quindi era un po' questo il passaggio. Sì. Sì. E credo che sia stato. Vabbè, lui è stato, insomma, quando, e papà. Poi, Il papà. è diciamo la video arte art, nasce video, con nasce lui. Con... Poi ovviamente trovare uno da cui parte tutto non è sempre così. Però no, lui però è stato è... quello che ha dato la. Sì, e infatti. L'ultimo spettacolo di Julian, prima di morire, questo Dead Time, creato dal Teatro La Mama, eh, eh, praticamente è un video dell'avviso dell di Julian, eh, dove ha immobile qualche piccola emozione e il testo voce off, è tutto eh, progettato e video. E questo è fatto anche da Nam Namjian e con la collaborazione di Mama. Dunque si collega tutto. No? Sempre. No. una domanda eh, per quanto riguarda il living theater. Beh, il living theater è stato una pietra miliare nella storia che ha cambiato a un certo punto quello che è la forma del teatro e ha aperto nuovi orizzonti. In questo periodo eh, storico c'è spazio per un nuovo living theater. Ci potrebbe essere questa possibilità? Ma. Uh, come ho detto io bisogna ritornare al Living Theater in un'intervista che mi hanno fatto a Teramo all'università. Ma non per poi ci può essere non per rifare il Living Theater perché quello, quello, epoca, quello, tutto questo. Ma prendere giustamente questa visione di un teatro che vada a disturbare invece che. A, dire, a rassicurare questo sì perché in questa epoca questa è sempre una mia visione non è un dogma eh, ossia non è una verità assoluta però c'è bisogno che il teatro di amusement che ha preso molto il potere in questi anni 2000 soprattutto tutto è solo teatro adesso mi farò dei grandi nemici lo tagliamo però che non è solo il teatro comique, il teatro d'amusement, che va benissimo per carità, no, Jarry insegna, no? <ride> no, Dario Fo. Okay. Però adesso è solo amusement così, un po' sterile, un po' così, per non pensare. Invece adesso bisogna ritornare a un teatro che vada a disturbare, ma non però con una provocazione vuota dietro ripeto, deve esserci un lavoro, una motivazione e una visione. Dunque c'è molto tempo. Dobbiamo ritornare all'Evency Add. Torniamo all'Evency Add non per rifarlo, ma per... Ma per cambiarlo, per, per, fare un, per reinventarlo? Per reinventare una cosa nuova, insomma, che scardini ancora a disturbare le coscienze del, dello spettatore. Julian diceva preferisco un teatro disturbante a un teatro piacevole, faccio teatro per svegliare coloro che dormono e oggi questa sua frase è questa, dobbiamo risvegliare coloro che dormono. In questo senso torniamo all'Empiodo.